Di Toscana TV apertura la cronaca. Siamo a Pisa, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per una maestra di una scuola elementare della provincia con l'accusa di maltrattamenti aggravati. L'insegnante, come riporta oggi il Tirreno, sarebbe accusata di aver picchiato e offeso i bambini per riportare ordine in classe durante le lezioni. Dopo le denunce presentate ai carabinieri da diversi genitori, ai quali i piccoli studenti avevano raccontato i maltrattamenti subiti, la procura ha chiesto e ottenuto dal GIP l'autorizzazione a installare telecamere nelle classi per settimane, che purtroppo proprio queste telecamere hanno confermato quanto raccontato dai bambini e dai genitori. Da qui la richiesta del processo per l'insegnante, 17 le parti offese che in occasione dell'udienza preliminare per valutare il rinvio a giudizio potranno costituirsi parte civile. E da Pisa andiamo nella provincia di Arezzo, torniamo a parlare del viadotto E45 chiuso, disagi già da questa mattina presto, tir respinti, preoccupati sindaci sia dell'Aretino ma anche quindi della Toscana ma anche della Romagna, e questa chiusura interessa anche l'Umbria perché è una strada molto frequentata da quella regione. Intanto facciamo il punto e andiamo proprio lì per capire qual è la situazione. Ripristinare subito la vecchia Tiberina bis, visto che esiste un finanziamento. Questo, in sintesi, l'appello di Confindustria Arezzo alla luce della chiusura della E45 in entrambe le direzioni, nel tratto Val Savignone-Canili, per criticità estreme riscontrate sul viadotto Puleto. Ormai da tempo, tramite il monitoraggio che costantemente eseguiamo sulle infrastrutture strategiche, avevamo denunciato lo stato di degrado di ponti e viadotti. Le maggiori criticità esistenti sono proprio nel tratto di E45 che attraversa il comune di Pieve Santo Stefano e danno origine da una mancata manutenzione e da opere non conformi alle norme antisismiche. In alternativa a questo tratto esisterebbe la vecchia Tiberina 3 bis, classificata comunale dopo un rimpallo di responsabilità, ma questa vecchia arteria è franata in più punti ed è stata invasa da enormi massi crollati dall'alto. Nel passato è intervenuto un lungo contenzioso tra il comune di Pieve Santo Stefano, l'ANAS, la provincia e la regione toscana, perché il declassamento della ex strada statale 3 bis è avvenuto in assenza del consenso del comune stesso e senza procedere ad una consegna del bene demaniale secondo la buona regola della pubblica amministrazione. Il comune di Pieve Santo Stefano ha imputato all'ANAS l'onere del ripristino della ex 3 bis, anche in relazione alle mutevoli condizioni di transitabilità della E45 per emergenza neve o ghiaccio. Nel 2016 il Ministero del Tesoro ha disposto, grazie all'interessamento del sindaco Albano Bragagni, un finanziamento di 2,6 milioni di euro su progetto ANAS che non è stato ancora appaltato. Adesso è però giunto il momento, come sosteniamo da tempo, di ripristinare immediatamente il tratto Val Savignone-Canili della vecchia strada. E questa è la richiesta anche degli industriali, ma sulla chiusura del viadotto è intervenuta anche duramente la CGIL. Il caso E45 e la chiusura della strada, gli inevitabili disagi che comporta. Siamo con Antonella Pagliantini del settore costruzioni della CGIL. Lei è stata durissima, l'ha definito un fallimento pubblico. Sì, perché giustamente quella strada è nata già vecchia, perché negli anni in cui è stata progettata ancora quel territorio probabilmente non era stato considerato a rischio sismico, quindi anche la progettazione probabilmente ha delle carenze. E successivamente noi possiamo vederlo, perché seguiamo i cantieri, lì c'è sempre un cantiere aperto, quindi prima di tutto la pavimentazione, perché in un territorio così esposto anche alle intemperie giustamente il manto stradale ha bisogno di continue manutenzioni. Lì probabilmente l'urgenza era invece consolidare bene la base di quella strada. Senta, e poi, visto che adesso ci sono degli inevitabili disagi, torna ad attualità la mancata costruzione della terza corsia in autostrada, visto ce ne sarà proprio bisogno, visto che il volume aumenterà di traffico. Sì, non sappiamo i tempi di riapertura di quel tratto. Nel frattempo le vie alternative consigliate da ANAS sono la 1. Quindi di conseguenza il traffico su quella strada aumenterà anche sulle nostre strade, purtroppo, perché comunque quella è una deviazione di non poco conto. La terza corsia avrebbe fatto comodo sicuramente.
Ancora per la cronaca, siamo a Firenze, sequestrati 120.000 prodotti contraffatti o non a norma per un valore di 5 milioni e mezzo di euro in controlli che sono stati fatti dalla Guardia di Finanza di Firenze durante le feste natalizie. Hanno fatto il bilancio, le Fiamme Gialle, denunciate in totale 13 persone, sono state sequestrate 32.500 borse con i marchi, con i maggiori marchi degli italiani, ma anche 18.000 prodotti elettrici e articoli per la casa privi del marchio CE e per questo potenzialmente pericolosi. E ora andiamo a Pistoia, torniamo a parlare dell'inchiesta restiamo a Firenze perché è stato arrestato un pensionato per bracconaggio, ci racconta tutto Rachele Campi. Decine di tagliole, laci per fauna selvatica, più di 2.000 cartucce, una sfilza di animali imbalsamati, di quelli rari e protetti dalla legge, munizioni da guerra e coltelli in auto. È una lista lunga quella fatta dai militari della stazione dei carabinieri del Corpo Forestale di Ceppeto, a Firenze, che su segnalazione di un cittadino hanno scoperto lobby illegale, a tratti macabro, di un pensionato di Sesto Fiorentino. L'uomo è stato colto in flagranza di reato all'interno di un parco di una villa privata ma abbandonata a Calenzano mentre raccoglieva un pettirosso finito in trappola. Sul posto sono stati trovati altri marchi ingegni per trarre in inganno i piccoli uccelli. Subito dopo è scattata la perquisizione nella casa dell'anziano che ha fatto emergere un quadro ben più grave, nonostante alcune armi fossero legalmente detenute per cacciare, in questo caso si parla di bracconaggio. Come possiamo vedere sono animali che non hanno tracciabilità, nel senso non hanno né bollini che autorizzano la detenzione né la persona né il soggetto ci ha fornito i documenti per attestare la provenienza o la liceità della detenzione. C'è la poiana, picchio verde e picchio rosso, gli rapaci diurni e notturni sono specie particolarmente protette, sono anche mi sembra animali CITES, sì, che sono in convenzione CITES, quindi la detenzione anche quella è una non autorizzata, comporta un reato. All'interno della vettura che cosa è stato trovato? All'interno della vettura sono stati trovati 9 coltelli in pronta disponibilità, quindi i coltelli venivano tenuti dal soggetto direttamente a fianco nel sedile passeggero e nelle tasche laterali delle portiere. E in particolare un bastone, come si può vedere, c'è un bastone intriso di sangue, anche quello pronto all'uso. Quindi tutti questi oggetti sono di per sé non sono delle armi, ma possono diventare armi improprie perché quando non se ne giustifica il porto. In quel caso lì la persona è vero che accudiva degli animali, ma 10 coltelli sinceramente e un bastone intriso di sangue non fa pensare che sia lecito il porto. In zona è sicuramente un episodio di bracconaggio unico nel suo genere. Penso di non avere mai contestato tanti reati a una singola persona e quindi va dalla detenzione illegale di trappole, poi uccellagione, detenzione illegale di munizioni ed armi addirittura da guerra, di tutto di più insomma. Tra l'altro abbiamo trovato 60 animali imbalsamati, tutti detenuti illegalmente, e di questi fanno parte della fauna sia protetta che particolarmente protetta. E ora invece andiamo a Pistoia per l'inchiesta sull'immigrazione. Imputati italiani vanno a processo, tra loro addetti a comuni, prefetture, commercialisti, rilasciavano permessi di soggiorno non regolari, ma ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. Deciso il rinvio a giudizio degli imputati italiani nell'udienza preliminare per l'indagine whitewash di inizio 2018, pratiche fittizie per il rilascio e il rinnovo di permessi di soggiorno a cittadini stranieri, soprattutto pakistani, che si tiene davanti al giudice di Pistoia, Patrizia Martucci. Le accuse sono a vario titolo di procurato ingresso illecito nello Stato, truffa ai danni dello Stato e corruzione. Affronteranno il processo davanti al collegio del Tribunale di Pistoia con prima udienza il 21 marzo 7 imputati tra professionisti e dipendenti pubblici. Ci sono 2 impiegati del Comune di Pistoia, un dipendente della Prefettura di Pistoia, un commercialista della Val di Nievole, un altro commercialista nel Pisano, una ragioniera del Pistoiese e un falso datore di lavoro che vive nell'Empolese. Invece è stata fissata l'8 marzo la prosecuzione dell'udienza
preliminare per discutere le richieste di patteggiamento e di rito abbreviato da parte degli altri imputati. Tra questi hanno chiesto di patteggiare il pakistano considerato la mente della banda e un altro pakistano accusato di riciclaggio perché avrebbe portato in Pakistan i soldi lucrati con le attività illecite. Chiesto il rito abbreviato per altri 3 pakistani che facevano parte dell'organizzazione. La procura di Pistoia aveva indagato 240 persone. È un appuntamento da non perdere il 29 giugno a Lucca per il Lucca Summer Festival. Il maestro Morricone concluderà proprio la sua tournée di addio ai palcoscenici mondiali con un maxi concerto proprio a Lucca Summer Festival. Il servizio di Gigliola Caridi. Un altro colpo grosso per il Lucca Summer Festival. Il 29 giugno il maestro Ennio Morricone concluderà proprio a Lucca la sua tournée di addio ai palcoscenici mondiali con un maxi concerto sugli spalti delle mura. Sarà un evento straordinario davanti a una platea di oltre 15.000 posti a sedere, l'ultima occasione in assoluto per vedere il maestro novantenne riprodurre le sue composizioni dal vivo prima di andare in pensione. Finisce qui anche l'attesissimo show della tournée di addio di Elton John, previsto in piazza Napoleone il 7 luglio, sarà spostato nella medesima area di fronte alle mura, sempre per oltre 15.000 spettatori a sedere. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Toscana TV, questa sera alle 19. Buon pomeriggio a tutti, arrivederci.